Quest'anno Sapori e Motori ha fatto centro. L'operazione Ritorno al Lido è riuscita. Accogliente, invitante, colorato e coinvolgente, il clima che si respirava in questa tre giorni motoristica fanese è stato quello di un tempo, quello che ha segnato il successo di questa manifestazione. Alle 11 di sabato mattina, taglio del nastro ed apertura ufficiale alla presenza delle autorità cittadine e cariche istituzionali. Veramente una manifestazione ricca di sorprese, vivace, che la si può vivere sia guardando le esposizioni, sia vivendo i concerti, sia assaporando anche i gusti. Quindi in una città turistica balneare come la nostra, una manifestazione come questa è la ciliegina sulla torta. Tantissima gente però sin dal venerdì ha riempito l'area dalla foce dell'Arzilla fino al ponte del Lido, passando dalle moto e le auto elaborate alle case ufficiali e ai team da gara per poi arrivare ai tanto amati stand delle forze dell'ordine, vigili del fuoco con la storia ed il presente, vigili urbani con le postazioni e gli ausili per i controlli sulla sicurezza e le forze armate con l'imponente Lince. La Guardia Costiera poi per la sicurezza in mare, ma la star della giornata è stata lei, la nuova Lamborghini della Polizia Stradale, una delle due in dotazione al corpo, ammirata e fotografata da grandi e piccoli. Ringraziamo in tal senso gli organizzatori perché hanno fortemente voluto la presenza della Polizia Stradale, che non si nega a queste occasioni di incontro che ci servono per ricordare agli utenti della strada quanto importante sia il principio della prevenzione piuttosto che quello della repressione su strada. Un programma che non ha visto momenti di vuoto dalla mattina sino alla sera, quello messo a punto dagli organizzatori con le presenze delle splendide Ferrari e Mustang, oltre che per fare bella mostra, anche per una gettonatissima operazione benefica. Le inossidabili e poi mastodontiche regine delle due ruote, le Harley Davidson ed i funamboli del freestyle che hanno tenuto con il naso all'insù tutti i presenti, compresi un provato ma felice Giampiero Pedini. La mia soddisfazione, vorrei dire questo, so che farò felici tanti bambini, tanti ragazzini. Hai lottato per riportarla qui dopo un periodo un po' di oblio, adesso si è ripartiti alla grande. Beh sì, è ovvio, il Lido si presta molto di più, senza nulla togliere la Sassonia, ma il Lido, essendo già un'isola pedonale, si lavora anche meglio, si organizza meglio, ma in più sì, è un'ottima cornice per Sapori Motori. Poi messi a nanna i motori, lo spettacolo non è finito perché dopo una cena a base delle eccellenze territoriali, di nuovo al centro del Lido, dove un grande palco ha ospitato sabato sera una cover band dei Pink Floyd, una delle più gettonate a livello italiano, i Pink Sonic, che per oltre 2 ore e mezzo hanno avvolto di suoni e magia tutti presenti.